uso sempre dire una cosa ai calciatori: quando si vince si rimane nella storia, vuoi o non vuoi si rimane nella storia di una città. Io mi piace seguire, sento ogni tanto di notte, seguo tutti i commenti dei tifosi su questi nuovi mezzi di informazione, no? E certe volte sento parlare di giocatori che sono venuti qua: compare, ti ricordi quello che ha fatto gol contro un Ardò, quell'altro che ha fatto gol contro un Carupipi, e quello di qua e quello di là. E beh, questa è una maniera di partecipare, un sentimento di città, no? E sono cose anche belle, anche se antiche, ma sono belle, però, perché la storia non si cancella mai. E quindi quello che io dico ai calciatori, e mi metto insieme ai tifosi: fateci sognare, rimanete nella storia di Messina. No, sì. Allora, diciamo benvenga Alex. Tuparos! Ultima parte di Stefano Forlì. Basta, Vittorio, non già farà storia di un giocatore. Passiamo ai Zillo Nicolas. Novello re di Facebook. Esposito Antonio, difensore da Napoli. Elio Nigro, Maiorale era un poco più, speriamo però che non mi fa querelare. Maiorale mi ha querelato un locale notturno, mi ha querelato perché l'ho venduto, l'ho dato via, quindi dice: come facciamo ora a realizzare? Altobello Enrico, difensore. Stampa Samuele. E infine concludiamo con Gustavo Paez. Gustavo, quindi Elio più peggio, sì, eh. Mamma mia. Manca qualcuno? E certo, manca Bielanovic, che la faremo domani, che arriva stasera. Arriva stasera, perché sei croate, i croate dove? Sì, sì. Cioè, hanno a fare un poco un viaggio un poco più lungo, no? E Temporino arriva stanotte, poverino. Ma Temporino è più giustificato, perché Temporino è per un Brasile, è un casino. Questo ritiro di Camigliatello torna dopo 14 anni, era la stagione 2004, promozione in Serie B con Florini. Si torna nello stesso albergo. Non l'abbiamo fatto apposta. Non sarei contento che la storia perché non ha funzionato. Una cosa carina, quello che voleva dire a Camigliatello è con l'allenatore poi sostituito, Vuochi, che poi viene sostituito, però prima ancora che cominciasse la stagione. Ho capito. Vabbè, c'è stato il cambio di proprietà. Allora, cominciamo le domande. Altobello, come hai scelto di venire a Messina? Una curiosità, io sono la stampa. Comincio io, poi mi sono invio, non dovremmo. Andiamo avanti. A uno a uno, fateli parlare. Partiamo da Ben Mengo. Mannaggia, diavolo. Ma che oggi fa pure il giornale. Mi aspetto la stagione. Di vincere l'altro campionato. È vero o no? Andare in B. Bravissimo. Non avete paura. Io spero di avere le mie opportunità, di poter giocare in questa grandissima piazza e di... Certo, di non fare brutte figure, di non perdere, cioè di vincere. Elio? Penso che affrontare un campionato di C unica come quest'anno, in questo girone, si può parlare già di quasi un campionato di Serie B, quindi
riuscire a fare qualcosa di importante in questo campionato, come si stanno attrezzando, come ci stanno mettendo in condizione di lavorare il direttore e il presidente, penso che per noi sia un buon punto di partenza per affrontare il campionato nel miglior dei modi. Samuel, dare il massimo quando verrò chiamato in causa e andare in più, perché per me Messina è la squadra che deve stare in più. Sì, no. È una grande piazza. Gustavo Paez. Sì, per me andare a Serie B anche beh, è stato io questo stadio pieno. Sì, perché è bello così. Ho visto qualcun video e... Pezzi, comincia a fare gol quando state pieni. Date un conto. Poi non trovate scuse. Ah, vabbè, posso. Sì, sicuramente per fare un gran campionato, come dicevo prima, l'importante è lavorare tutti i giorni, sì, e magari di portare l'entusiasmo che conosciamo tutti che c'è qui a Messina. Posso io? Io mi auguro di portare tanta gente allo stadio, sì, e vuol dire che è stato fatto qualcosa di importante.